Uomini e donne, Armando rompe il silenzio alle accuse, siete delle brutte persone. Armando Incarnato rompe il silenzio e interviene sui social dopo le accuse che gli sono state rivolte nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne. Ancora una volta il cavaliere napoletano si è trovato a fare i conti con gli attacchi da parte della dama Aurora, la quale ha messo in discussione la sua credibilità e la sua sincerità nei confronti della trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Così sui social ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto lanciando l'ennesima frecciatina ai vari detrattori. Il clima nello studio di Uomini e Donne continua a essere molto teso per Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si ritrova a dover gestire una situazione particolarmente complicata, le accuse al vetriolo di Aurora, la quale sostiene che il cavaliere avrebbe alle spalle un manager e nel corso dell'ultima puntata ha ipotizzato che si sarebbe frequentato anche con Lucrezia. Fuori dallo studio e all'oscuro della redazione, cose che Armando ha rigettato al mittente, anche se, nel corso di queste settimane, le relazioni fatte da Aurora nei suoi confronti lo hanno messo in cattiva luce agli occhi del pubblico. Sopo la puntata di questo pomeriggio che lo ha visto protagonista in trasmissione, Armando ha scelto di rompere il silenzio social per difendersi dalle varie accuse. L'unico provino che continuerò a fare è quello per restare nel cuore di mia figlia, ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne, con un sottile riferimento al presunto provino che avrebbe sostenuto per partecipare al Grande Fratello VIP, rumor rivelato sempre da Aurora. Veramente siete delle brutte persone, ha aggiunto ancora Armando Incarnato senza risparmiare una frecciatina nei confronti di tutti i detrattori che stanno puntando il dito contro di lui. I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne di questa stagione rivelano che ci sarà spazio per delle nuove clamorose diatribe che avranno come protagonista Armando. Il cavaliere napoletano si troverà al centro dello scontro con il suo rivale Riccardo Guarnieri, che sostiene che Armando abbia alle spalle un manager che si starebbe occupando della sua carriera televisiva e professionale. Parole che accenderanno lo scontro verbale tra i due e le anticipazioni sul talk show rivelano che tra Armando e Riccardo si arriverà addirittura a sfiorare la rissa fisica.